Buongiorno a tutti. Oggi 25 marzo, presso l'aula consiliare del comune di Trabia, Simona Zecchi presenterà il suo libro Pasolini, Massacro di un poeta, che riporterà novità clamorose sulla morte dell'intellettuale romano. Intervengono Leonardo Ortolano, sindaco di Trabia, Bonaventura Zizzo, assessore alla cultura, Simona Zecchi, autrice del libro, Alessandro Bafumo, assistente assessore alla cultura. Modererà il dibattito la dottoressa Vitalba La Russa. Pierpaolo Pasolini, uno dei più grandi intellettuali italiani del secondo dopoguerra, che aveva previsto molti mali della società di oggi. Il suo assassinio, su cui ancora oggi non si è fatta chiarezza e su cui indaga il libro di Simona Zecchi. Sono in compagnia qui proprio accanto a me, con tanta emozione, attendevamo questo momento, con la giornalista Simona Zecchi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Allora, non soltanto possiamo dire una giornalista investigativa, ma anche autrice del libro, che quest'oggi le ne parlerà, perché c'è la presentazione del libro di Pasolini. Sì, un'inchiesta sulla morte di Pasolini dal titolo Pasolini, massacro di un poeta, Ponte alle Grazie. È un'emozione, per chi vedrà questo video, stare accanto a lei, perché lei è una giornalista, quindi anche autrice, ed è anche ben nota. Stare accanto a lei è veramente una grande emozione. Io allora volevo chiederti, questo libro è una naturale evoluzione dell'inchiesta per la rivista I Quaderni dell'Ora. È per questo motivo, appunto, dell'inchiesta dei Quaderni dell'Ora, hai deciso di scrivere il libro sulla morte di Pasolini? Allora, ho iniziato un lavoro di inchiesta con una collega che si chiama Martina Di Matteo, è durata più di 2 anni e confluita in un saggio di 16 pagine. Poi quel lavoro ha lasciato il posto a un lavoro più ampio, ma da cui appunto c'è un parziale sviluppo, e quell'inchiesta la cito anche nel mio libro ed è sempre, per me rimane sempre molto importante. Questo lavoro si è sviluppato in diversi anni ormai, possiamo dire 6 anni, compresa quest'altra inchiesta, ed è stato un lavoro che continua tuttora, un lavoro molto complesso alla ricerca di fatti, ma attraverso carte dimenticate, dalle cronache del tempo, dalle carte giudiziarie, e anche personaggi dimenticati che poi erano finiti nell'ombra. E ovviamente non si parte da una tesi per fare un'inchiesta, almeno così penso io che si debba fare, ma prima dai fatti, e ho cominciato dal corpo di Pasolini. È un'emozione. Il libro è una ricostruzione ex novo sulla morte di Pasolini ed è completamente diverso dalle inchieste precedenti, come infatti si è stato detto. Secondo lei, quali sono le vere cause dell'omicidio? Allora, ho scritto in questo libro, ne parlerò poi tra un po' durante la presentazione, che le cause possono essere diverse. Se parliamo di movente più che di causa, allora possiamo parlare di un movente più concreto e più specifico rispetto a quello che si è sempre delineato finora, nel quale questo movente specifico potrebbe rientrare. E si tratta, come scrivo io nel libro, di una storia di più livelli, dove più cointeressenze, dalla criminalità all'estremismo di destra in questo caso, fino agli emissari che non possono essere quelli operativi, ma provengono da altri mondi, questo fa sì che si costituisca un certo numero di livelli. Ovviamente per saperne di più dovreste leggere il libro, perché nel libro è molto dettagliato tutto, la trappola che hanno costruito intorno alla morte di Pasolini, l'espediente del furto delle bobine di Salò, l'ultima scena del film che Pasolini stava consegnando e poi ha di fatto consegnato poco prima di morire alle sale cinematografiche, con tutti i problemi anche di querele e di censure che si stavano determinando. E l'espediente è servito per portarlo alla morte. Io lo dico adesso in parole molto semplici, ma nel libro ne dettaglio tutta la questione.
Poi alla fine del libro tiro fuori degli elementi che possono portare un nuovo movente rispetto a quello che si è sempre considerato, e cioè la famosa tesi che collega le morti Pasolini, Mattei, Enrico Mattei, ex presidente dell'ENI, e il giornalista Mauro De Mauro, che operava in Sicilia, come ben sapete. Diciamo che io ho confuso, per me quella è una chiave monca della storia. Sono entrata nello specifico del movente quello che penso io possa essere un movente, portando quelle prove che un giornalista può portare, quindi ovviamente possono essere limitate, ma quello che ho raccolto secondo me mi fa pensare che queste prove siano concrete. Ci siamo anche domandati, Pasolini, dobbiamo dirlo, oltre a essere un poeta, è uno scrittore, un regista, lo era. Quindi lui criticava il mondo stesso in cui viveva, in realtà. Però la sua omosessualità non era tollerata, era un personaggio molto scomodo all'epoca, perché c'è anche questa realtà. Ma secondo lei questo scandalo fu sollevato per questo motivo? Cioè, anche per quanto riguarda la sua morte, questo può rientra? Allora, questa domanda che mi fai è molto importante, perché mi fa capire come è fondamentale far comprendere, e lo spiego nel libro, che l'omosessualità non c'entra nulla, nel senso che il sesso per sé di quella notte non è il motivo scatenante della morte. Prima di parlare di questo voglio dire una cosa. Oggi a Roma, da dove sono appunto volata per venire qui, si sta tenendo una manifestazione per i 60 anni dei trattati d'Europa, e non so, spero non succederà nulla, però ci sono già adesso informazioni che riferiscono di preparativi, di sommosse, e insomma la questione potrebbe essere preoccupante. Ricordo che Pasolini è stato anche profeta della situazione geopolitica che si è creata oggi, la sua poesia Lì dagli occhi azzurri, ma anche i suoi viaggi nello Yemen, nell'Africa, nel Medio Oriente, per andare a ricercare quei volti che ormai qui in Italia non trovava più, di una certa provenienza, quindi gli emarginati, i disadattati, ma anche il sottoproletariato. Ecco, in quel viaggio in cui cercava quello che non aveva più qui, lui ha ricostruito in una profezia quello che sarebbe avvenuto oggi. Quindi Pasolini è sempre attuale, non soltanto nelle critiche che faceva al potere italiano, ma anche nella storia del mondo. Detto questo, hanno utilizzato lo scandalo dell'omosessualità al tempo per coprire, per tingere la storia dell'omicidio di Pasolini in qualcosa di bieco e di triviale e di volgare, che è quello che disse il famoso Giulio Andreotti, che poi si rimangiò, se l'è cercata. Ecco, questo hanno fatto con l'omosessualità di Pasolini sul suo omicidio. Queste espressioni e parlare con lei, appunto, lei è una giornalista, quindi ma lei in realtà ha una marcia in più, perché c'è tanto da apprendere da lei, signora Zecchi. Ma così, per sapere, c'è una seconda fase? Ci vuole dare qualche scoop, in realtà, per quanto riguarda il libro? C'è una continuazione? Perché credo che oggi, forse, mi posso sbagliare, magari c'è una seconda fase della sua scrittura, quindi dovrà in realtà scrivere qualcos'altro? Sicuramente sì, sto continuando anche su Pasolini, non soltanto, continuo la mia ricerca, il mio modesto lavoro d'inchiesta, spero di fare una mia piccola parte. Che noi non possiamo sapere in questo momento. No. Ci abbiamo provato. Io ringrazio tantissimo ovviamente la giornalista Simona Zecchi, quindi siamo qui, invito tutti coloro a leggere assolutamente il libro Pasolini, Massacro di un poeta, scritto dall'autrice Simona Zecchi. Grazie a lei per tutto, perché so che a breve dovrà fare la sua presentazione. Sì, grazie a voi. Accanto a me c'è l'assessore Bonaventura Zizzo, per quanto riguarda l'assessore alla cultura. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, oggi c'è la presentazione con una giornalista, Simona Zecchi.
Sì, oggi noi completiamo, diciamo, una serie di presentazioni che abbiamo fatto in questi mesi, di testi molto, molto interessanti. Abbiamo presentato un testo di Lorenzo Baldo sul caso di Attilio Manca, abbiamo presentato un testo di Paolo Cucchiarelli sulla vicenda di Aldo Moro e oggi concludiamo questo trittico, diciamo, con la presentazione di questo libro su Pasolini. E ancora una volta il comune di Trabia si caratterizza per importanti iniziative volte all'invito alla lettura, ma anche volte alla ricerca della verità, perché il caso Pasolini è ancora un caso aperto e noi nel nostro piccolo, come una comunità civile, secondo me, deve fare, vogliamo discutere e vogliamo dare il nostro piccolo contributo, anche grazie a Simona Zecchi, alla ricerca della verità. Bellissima l'iniziativa e vorrei che fosse proprio lei a invitare, incentivare tutta la comunità proprio alla lettura, perché se ne parlava poc'anzi prima. Oggi la tecnologia va talmente avanti che i libri, ahimè, se ne toccano veramente pochi, veramente sono pochissimi. Quindi è un modo che voi state creando per tutta la comunità di Trabia, un modo di andare avanti e ritornando però all'origine anche indietro, quindi di riprendere in realtà un libro e leggerlo. Vorrei che desse proprio questo messaggio anche e soprattutto ai giovani. Sì, allora il nostro invito è un invito assolutamente forte e deciso e credo che iniziative come questa ne siano la testimonianza. Io personalmente sono un cultore del libro cartaceo, non ho mai letto in vita mia un ebook, per me il libro è quello fatto di carta, è quello anche un po' impolverato dove ognuno di noi può mettere i suoi appunti, può mettere le sue riflessioni e attraverso il quale appunto può far trascorrere la sua vita. Quindi questa intenzione da parte dell'amministrazione c'è, tra l'altro noi a breve riapriremo la nostra biblioteca comunale che è stata chiusa per vari disguidi, è stata chiusa per molto tempo, oserei dire per troppo tempo, quindi è giusto che la biblioteca comunale Ignazio Buttitta venga riaperta e venga restituita alla collettività. La cultura della legalità che in questo paese, intendo paese come Italia, è stata molto scarsa. Invece ora cominciamo ad averne i frutti perché la gente comincia realmente a capire quello che è successo nel nostro paese negli anni 70, negli anni 80 e fino al 1992. In poche parole, la gente ha fame di verità, ha fame di sapere cosa è realmente successo in quegli anni. In quegli anni che hanno deciso anche il nostro presente e purtroppo, secondo me, decideranno anche il nostro futuro.